Oggi raga siamo sul nuovo Fortnite News and Leaks, perché quest'oggi andremo a vedere tutti i nuovi leaks e tutte le nuove news che sono emerse nelle ultime settimane sull'evento finale del Doomsday. Ormai mancano davvero pochissimi giorni all'evento finale, perciò tutti noi siamo molto in hype. Ma quest'oggi raga, con questo video vi metterò ancora più in hype per l'evento finale, perché sono emersi nuovi dettagli davvero sconvolgenti. Oggi raga, tra l'altro, andremo a vedere il primo gameplay di un'agenzia della stagione 3 del capitolo 2. Quindi sì raga, andremo anche a fare un viaggio nel futuro. Mi raccomando raga, prima che inizi il video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere mai nessuna news sul mondo di Fortnite. Detto questo raga, direi di iniziare con il video. Raga, siamo su YouTube perché nelle ultime ore alcuni data miner hanno scoperto questi incredibili file di gioco all'interno dei file criptati dell'evento finale del Doomsday. Perciò raga, non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito ad ascoltare questi file audio. Ok raga, abbiamo appena ascoltato un grandissimo spoiler dell'evento finale. Probabilmente nessuno avrà capito a cosa corrisponda questo audio, ma sicuramente tutti voi avrete riconosciuto le voci degli scagnozzi dell'agenzia. Ma la cosa più importante di tutte è che in sottofondo c'era il rumore dei meccanismi del Doomsday. Infatti abbiamo appena ascoltato un Doomsday che si caricava di energia per poi perderla improvvisamente. Proprio perciò è praticamente sicuro che durante l'evento finale qualcosa andrà storto. Ed eccolo qui raga, davanti ai vostri occhi, Mida con la sua armatura che gli permetterà di accumulare tutta l'energia del Doomsday. Fino a qualche ora fa l'unica immagine che avevamo dell'agenzia una volta finito l'evento era questa qua, ma ora abbiamo addirittura un gameplay dell'agenzia nella stagione 3 del capitolo 2 e lo andremo a vedere entro 3, 2, 1. Eccola qui ragazzi, l'agenzia come sarà nella stagione 3 del capitolo 2 di Fortnite. Davvero incredibile quanto sarà distrutta, soprattutto al centro. Ora voi non guardate tutto quello che c'è intorno, perché l'agenzia come sappiamo non si trova a Parco Pacifico. Lasciate stare tutto quello che c'è intorno e concentriamoci su ciò che c'è all'interno. Guardate, tutto distrutto, si va sopra per le scale, si entra in una porta, tutto distrutto, anche lì davvero un'esplosione che creerà un cataclisma enorme all'interno dell'agenzia, nonché in tutta la mappa di Fortnite, perché è emersa una nuova immagine esattamente 3 minuti fa, esattamente mentre stavo registrando è uscita una nuova immagine che riguarda la stagione 3, una immagine ufficiale che vi farò vedere appena questo video sarà finito. Eccoci qua, avete visto questo video davvero incredibile ragazzi, ma adesso ho da farvi vedere qualcosa di ancora più incredibile. Eccola qui. Eccola qui ragazzi, la immagine ufficiale della stagione 3 del capitolo 2 di Fortnite. È uscita all'interno del PlayStation Store totalmente in anticipo, non doveva uscire ovviamente, è uscita in anticipo. Tutto allagato ragazzi, davvero incredibile quanto la mappa sia allagata. Rimane solo un'isoletta con 3 palme. Spero davvero che non sarà così, spero che almeno un po' di città sopra l'acqua ce le lasci. Ok raga, vedete questa immagine che ho di fianco? Beh, questa sarà la minimappa vista nell'evento finale. E quindi niente raga, anche per il video di oggi era tutto qui, spero davvero che vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina delle notifiche
per non perdere mai nessuna news sul mondo di Fortnite. Nel video di oggi salutiamo Zach Gamer e ThePro06. Se volete essere salutati anche voi all'interno di un mio video, basta che vi iscrivete al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo, raga, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!